Amici Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Jacopo Vori, allenatore degli allievi B, della, allievi B regionali della San Giovanni. Sì, esatto. Jacopo, grazie e ben ritrovato. Eravamo da un po' di tempo che non ci trovavamo per parlare di calcio, per parlare dei tuoi ragazzi. Sì. Una bella esperienza lì a San Giovanni. Assolutamente sì, sono davvero molto contento dell'ambiente, delle persone che ho trovato. È un ambiente che coniuga l'aspetto comunque della, della realtà, non lo dico con tono diciamo riduttivo, di paese, familiare, però con una professionalità, una grande professionalità, una società strutturata, con tutti i ruoli davvero articolati, coperti, e con un direttore sportivo sempre presente, con figure come preparatori atletici e collaboratori di staff presenti, davvero un modo di lavorare che dà soddisfazione. Poi ci sono anche le strutture sportive? Sì, abbiamo la possibilità, certo, mancherebbe comunque un campo sintetico grande, l'amministrazione comunale mi dicono che come in altre realtà spesso qui in provincia di Arezzo da molto tempo è in procinto di realizzarlo, però non c'è, però abbiamo comunque delle strutture nella zona dello stadio Fidini che sono più ampi, che ci permettono di svolgere un po' l'attività come vogliamo. È chiaro che la priorità va alla prima squadra, che in questo momento sta regalando davvero delle soddisfazioni. Devo fare i complimenti a mister Jacobelli, un grande carattere, un grande napoletano verace, che però ha portato a San Giovanni davvero uno spirito combattivo di squadra e soprattutto molti giovani, perché una delle caratteristiche della società e quindi anche della prima squadra della San Giovannese, della Serie D, è quella di mettere subito dentro la prima squadra tanti giovani, tanti 2003-2004, che tra l'altro hanno avuto anche delle convocazioni nelle rappresentative nazionali e stanno disputando, sono tra i migliori del campionato, quindi è una scelta giusta. Quindi ci sono, come dire, tutti i presupposti per lavorare con entusiasmo, ma aumenta anche la responsabilità. Sì, questo non mi dispiace, però ecco, è una responsabilità che è condivisa, perché c'è veramente uno staff di persone competenti, preparate, che hanno anche giovani, che hanno voglia di fare bene. E è stato avviato anche un percorso, perché comunque mancano ancora l'obiettivo sarebbe quello di raggiungere tutte le categorie elite, mancano gli allievi regionali in questo momento all'appello, le altre categorie sono categorie elite oltre alla Junior Nazionale, però ecco, è un percorso nel quale la San Giovannese si candida a essere un polo attrattivo insieme inevitabilmente alla realtà di Montevarchi, che è una realtà ormai del calcio professionistico di tutto il Val d'Arno. Oltre quanto riguarda il tuo campionato? Sì, io devo dire che ecco, a livello di risultati stiamo avendo dei momenti alterni, alterniamo dei buoni risultati, delle belle soddisfazioni anche con squadre di fascia primaria, a dei risultati un pochino sottotono, però c'è da essere soddisfatti. Il nostro campionato è un campionato che la federazione ha deciso di dividere dal tradizionale girone unico regionale, che erano i campionati elite fino a 2 anni fa. Purtroppo Covid ha imposto questa scelta della federazione di dividerlo in 2 gironcini, nel nostro caso siamo 2 gironi da 8, quindi è un campionato molto corto dove i ribaltoni sono all'ordine del giorno. In questo momento siamo nella parte bassa della classifica, però basta poco per risalire nella parte alta. Questo perché ci permetterebbe di disputare al termine della prima fase, quindi diciamo a partire dalla primavera, insomma prossima, disputare i playoff oppure viceversa i playout qualora dovessimo piazzarsi nella seconda parte. E domenica ci avete questo confronto? Sì, domenica, sabato pomeriggio abbiamo questa partita fondamentale in trasferta contro lo Sporting Arno. Giocheremo su un campo abbastanza brutto, perché comunque è un campo di terra, però al di là di questo, come sarà non importa, però i ragazzi sanno che
è una partita dove davvero ci giochiamo anche un'autostima e, come ripeto spesso in questi giorni, il raggiungimento di un posto che sarebbe un po' il coronamento del lavoro che stiamo svolgendo, perché da agosto ad oggi davvero questi ragazzi su questo sono stati e sono incomiabili, hanno un impegno straordinario, una voglia di giocare straordinaria, e adesso dobbiamo anche tradurla in termini di risultati, e questo è il momento di cambiare un po' passo. Quindi farsi capire che insomma c'è grande partecipazione, quelli la maglia azzurra lì a San Giovanni, sì, una maglia che pesa. Assolutamente, e ho la fortuna di avere un gruppo dove ci sono ragazzi sostanzialmente nati proprio a San Giovanni, quindi che hanno indossato la maglia azzurra fin da veramente dai primi calci dai Puccini, e si sono aggiunti ragazzi che vengono da fuori, soprattutto da Firenze, che si sono integrati perfettamente in uno spirito veramente di appartenenza ai colori straordinario. E questo spero che dia i frutti. Certamente l'età, la nostra squadra, le nostre età che alleniamo essenzialmente gli allievi, quindi 2006-2005 quest'anno, anche 2004 che come sappiamo hanno avuto la possibilità di disputare un campionato a sé ad hoc, giustamente, però sono le età che sono state più colpite dal fermo del Covid, e lo vediamo tantissimo. E devo sottolineare in particolare in provincia di Arezzo, dove purtroppo squadre di livelli elite sono poche rispetto alla provincia di Firenze. Quando andiamo a confrontarci, e succede praticamente tutte le settimane, con squadre di Firenze, a parità di età vediamo un gap in termini proprio di maturità, anche di, vorrei usare un termine inflazionato, di cattiveria in campo, di decisione nel tiro in porta o in certi momenti della partita. Dobbiamo lavorare per superare questo gap. Ho avuto a vederti un sabato pomeriggio dove veramente avete costruito tanto. Sì, io, tu sai che insomma nella grande divisione tra allenatori, tra gestori ed insegnanti, mi colloco immodestamente però nel secondo tipo, che è quello degli insegnanti, nel senso che preferisco provare a costruire, a trasmettere i principi di gioco piuttosto che gestire quello che è già la materia che la società mi dà. Cerco di conformarla a quello che sono, sì, le mie idee, sì, sicuramente. In questo modo si lavora per i ragazzi e per la società. Sì, purtroppo i campionati, in particolare i nostri campionati regionali, dove ci sono dei titoli da mantenere, proprio oggi, reduce dagli allenamenti, ne parlavamo con alcuni colleghi, siamo volente o nolente costretti a lavorare molto spesso quasi esclusivamente per la partita che abbiamo in fine settimana, e non tanto in modo lungimirante per la crescita dei ragazzi. Questo ce lo impone, perché purtroppo contano i punti, conta fare i gol, conta vincere le partite. Bisognerebbe che la federazione facesse anche qui delle scelte un po' più coraggiose, attribuendo i titoli regionali, che poi sono quelli che discriminano, no? Poi la qualità delle società, le iscrizioni, la partecipazione, le quote, eccetera, eccetera, attribuendo i titoli regionali anche sulla base di altri meriti, non solo la base delle vittorie nei campionati o nelle partite. Poi questo viene da dove si deve lavorare sicuramente. Sì, i ragazzi a questa età sono delle spugne, e sono nel bene o nel male, nel senso che se trasferisci qualcosa di negativo se lo portano dietro e magari lo segni davvero per tutta la crescita. In particolare è fondamentale il ruolo di noi allenatori, così come gli insegnanti, perché siamo delle figure di riferimento. Siamo comunque dei modelli. Se siamo dei modelli negativi, perché non gli trasmettiamo la passione per il calcio, la bellezza di vincere una partita, di giocare bene, di avere questa soddisfazione costruendosela negli allenamenti? Se non gliela trasmettiamo, rischiamo davvero di fare un danno grosso. Quindi attenzione a come ci comportiamo, non emettiamo, lo dico prima di tutto a me stesso, perché è un monito che faccio a me stesso, non emettiamo delle sentenze definitive subito, perché i ragazzi a questa età sono in continua crescita, in continuo cambiamento, e quello che ti può sembrare inizialmente un ragazzo che non impara oppure che è più indietro rispetto ad altri, non è detto che poi non recuperi. Certo, intanto
c'è questo avversario di domenica, questa gara da giocare? Sì, cercheremo come sempre di affrontarlo a viso aperto. Io, come sai, non ho l'abitudine di giocare più a difendersi, ma cerco sempre di le partite, insomma, di mettere in campo l'identità della squadra. E così faremo anche in questa occasione, dove la vittoria è particolarmente importante, ripeto, per ridare questa fiducia ai ragazzi di poter far parte della parte alta della classifica e quindi poi di disputare una seconda fase dei playoff. Ancora più interessante. Sì, sicuramente, se lo meritano per l'impegno. E cercheremo di fare tutto il possibile, purtroppo ci sono un paio di infortunati. Però ecco, devo sottolineare per esempio l'unità del gruppo, per esempio quando ci sono anche gli infortunati, gli squalificati sono sempre tutti presenti a vedere la partita insieme con me. Sarai molto bene. Sì. Bene, ecco, io ti ringrazio. Grazie per la tua disponibilità, come ringrazio il ristorante Miura via Sette Ponti 7 Arezzo per averci ospitato, quindi ringrazio quanto ci hanno seguito.